C'è un dossier dettagliato sui grandi problemi che affliggono Pescara e a presentarlo è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che è tornato a denunciare le criticità del capoluogo adriatico proprio nel cuore cittadino, la centralissima Piazza Salotto. Non solo strade distrutte, sporcizia e sicurezza, ma anche infrastrutture dimenticate, come l'aeroporto d'Abruzzo, che perdendo voli strategici sta diventando sempre più una scatola vuota. Noi vogliamo una città pulita, ordinata e sicura. Purtroppo devo constatare che questa è una città sporca, maleodorante, piena di buche e insicura. Basterebbe già risolvere queste cose e risolvere il 70% dei grandi problemi della città di Pescara. Partiamo dalle buche. Abbiamo fatto una mappatura, oltre 600 strade cittadine sono piene di voragini, hanno solo coperto con qualche piccola pezza che si è riaperta e queste continuano a spaccare le nostre macchine e a mettere in serio rischio e pericolo l'incolumità dei passanti. Una città sporca, maleodorante, bisogna mettere su strada i gruppi antidegrado della polizia locale per multare e sanzionare severamente coloro che sporcano questa città o coloro che vanno ad esempio sulla riviera con monopattini, con biciclette nell'area pedonale mettendo a serio rischio i passanti. I commercianti sono invasi da balordi, da delinquenti, da criminali che stazionano vicino nelle vicinanze delle vetrine, urinano sulle vetrine, creano anche problemi serissimi. Anche lì un gruppo antidegrado deve intervenire per cercare di allontanare queste persone, che devono essere poi prese in carico anche dai servizi sociali. Il problema sicurezza: abbiamo ancora delle sacche di illegalità che fanno paura ai nostri cittadini. Portici di Piazza Salotto pieno di baby gang che mettono a ferro e fuoco soprattutto nel fine settimana questa città, ma non solo, area di risulta, quadrilatero che va da via De Amicis a via Quarto de Mille, Parco Florida, i giardinetti di Piazza Primo Maggio, la famigerata Piazza Santa Caterina. Ecco, questi sono tutti posti dove andrebbe ripristinato, dico, perché c'era una volta un vigile che possa garantire con una ronda piedata la sicurezza di quei posti. Quando c'era produsse effetti positivi, quindi le buone pratiche vanno rimesse soprattutto in campo. Exfea, un luogo abbandonato, completamente abbandonato, va riconsegnato alla comunità, si potrebbe fare un polo museale. Abbiamo parlato nuovamente della zona sud di Pescara, dove c'è un sistema di irrigazione completamente distrutto dalle macchine che salgono e vanno negli stabilimenti. Quelle cose vanno attenzionate, vanno multate. Aeroporto di Pescara, abbiamo perso tantissimi voli, c'è bisogno di una politica che riporti i voli a Pescara. Il nostro commercio è distrutto, ogni 4 negozi ho mappato un negozio chiuso, 4 negozi aperti, un negozio chiuso. Questo significa che Pescara, il commercio sta davvero morendo. Ci servono politiche per invertire, noi ce la metteremo tutta. Noi stiamo facendo proposte costruttive per una città migliore. Senza ombra di dubbio questa città ha bisogno di un sindaco nuovo che ami davvero Pescara, che riporti benessere, pace, serenità e sicurezza in questa città.